Il desiderio di millenni di civiltà è per noi una realtà ormai definita. L'astronauta credeva di essere un esploratore ed è diventato in brevissimo tempo l'esponente di una nuova professione, l'operatore spaziale. Nello spazio è già iniziata. Il cosmo non è più solo luogo di esplorazione, ma anche un mondo dove presto si potrà lavorare, ricercare e produrre in una maniera diversa, mai sperimentata prima sulla Terra. Mentre i primi esploratori si avventuravano per pochissime ore al di fuori dell'atmosfera, oggi gli astronauti vanno nello spazio per lavorare. Sono piloti, ricercatori, tecnici, operai che stanno acquistando una sempre maggiore confidenza con l'ambiente a gravità zero. A condurci in questo viaggio in un mondo senza gravità sarà un astronauta che per 2 volte è andato nello spazio, Joseph Allen. During the time I was in school, quando ero a scuola nel 1958, fra la sorpresa di tutti, i russi lanciarono il primo satellite artificiale, lo Sputnik. Penso che sia stato uno degli eventi più incredibili della storia dell'umanità. L'avventura dell'uomo nello spazio è stata resa possibile grazie alle ricerche che americani e russi hanno compiuto negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale per realizzare missili in grado di colpire i nemici da grande distanza. Il 12 aprile 61 Yuri Gagarin decolla a bordo di una piccolissima capsula che assomiglia molto ad un satellite. Subito dopo comincia l'avventura americana nello spazio. Il primo programma spaziale americano degli anni 60 viene chiamato Mercury. Le 6 missioni servono a dimostrare che si può uscire dall'atmosfera e rientrare senza troppi problemi né per l'organismo umano né per i razzi. Il primo volo dura solo 15 minuti, ma in pochi anni si passa ad una permanenza in orbita prima di parecchie ore e poi di giorni. L'allora presidente Kennedy lancia una nuova grande sfida. Entro 10 anni invieremo un uomo sulla Luna. Il passo successivo è il progetto Gemini. Le 10 capsule mandate in orbita sono più grandi. Portano 2 astronauti che imparano a manovrare la navicella e ad essere attivi nello spazio. Contemporaneamente, vengono provati i primi incontri fra capsule nello spazio. Intanto le sonde Ranger e Voyager vengono mandate a fotografare la Luna per preparare il programma seguente, chiamato Apollo. 10 missioni sono necessarie per collaudare le varie fasi dell'impresa, ma con l'11ª missione Apollo l'obiettivo di mandare un uomo sulla Luna è raggiunto. Il 21 luglio 1969. Le fotografie ci mostrano il nostro pianeta che sorge sulla Luna. La televisione mostra in diretta a tutto il mondo l'uomo che cammina sulla polverosa superficie lunare. In 6 successive missioni, gli astronauti si avventurano sempre più lontano dal modulo lunare, raccolgono materiali, scattano fotografie, fanno esperimenti. Pochi anni dopo, dal 73 al 75, ecco le 3 missioni Skylab. Viene mandato in orbita un vero e proprio laboratorio. Si osservano la Terra e il Sole e si studia come reagisce l'organismo umano ad una lunga permanenza a gravità zero. Intanto è nata l'idea di costruire un sistema di trasporto completamente diverso, lo Space Shuttle, la navetta spaziale. Non più piccole capsule, ma un vero e proprio aereo dello spazio che decolla spinto da razzi. Lo Space Shuttle può trasportare fino a 6 uomini nella sua cabina e portare satelliti e strumenti nella sua enorme stiva, con la possibilità di riportarli a terra per le riparazioni. Può inoltre esporre all'ambiente spaziale un grande laboratorio automatizzato, lo Space Lab, costruito in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Lo Shuttle poi rientra a Terra come un aliante ed è quindi in grado di compiere più di una missione. Ma ritorniamo al dottor Allen, la nostra guida spaziale. Eccolo poco prima del decollo con i suoi compagni di viaggio, pronti a partire per una missione sullo Space Shuttle. Un viaggio di 3 milioni di chilometri che durerà 5 giorni, durante i quali gli astronauti gireranno intorno alla Terra una cinquantina di volte. Per arrivare a Allen e i suoi compagni hanno lavorato per molti anni e si sono preparati per 6 mesi. È la ciliegina sulla torta già pronta, perché il lavoro più duro è quello che si fa prima di partire. Dobbiamo abituarci al nostro nuovo ambiente con tantissime prove diverse, su aerei speciali dove per pochi minuti si può ricreare la condizione di gravità zero, o su macchine che simulano le varie fasi del nostro volo. E dobbiamo imparare perfettamente tutti i nostri compiti in modo che i gesti che dovremmo fare nello spazio diventino automatici. Ecco i nostri astronauti pronti alla partenza. Indossano delle tute leggere antincendio. Indosseranno poi dei caschi che potranno togliersi una volta in orbita. Per decollare. A 7 minuti dal lancio si stacca l'ascensore che è servito per raggiungere la cabina. Caliamo le visiere dei caschi e alziamo il volume della radio. Il rumore aumenta in modo pauroso. A 5 secondi dal via si accendono i motori principali e quando si accendono anche i 2 razzi che servono per il decollo, 8 cariche di dinamite fanno saltare la torre di lancio. L'accelerazione ci schiaccia contro i sedili, ci sentiamo pesantissimi, non riusciamo a muovere le braccia solo con sforzo. La navetta trema visibilmente e il rumore, malgrado i caschi, è tremendo. Il viaggio dalla Terra all'orbita dura 8 minuti e 50 secondi. In 30 secondi la navetta esce dall'atmosfera, il manto che riveste la Terra. È molto difficile stabilire dove finisce esattamente l'atmosfera e inizia lo spazio, ma il punto di passaggio è intorno ai 150 km sopra la superficie terrestre. Fuori dalla navicella non c'è aria, non c'è pressione atmosferica, non c'è né vento né suono. Il cielo blu diventa nero. Siamo in orbita. Gira intorno alla Terra a una quota compresa fra i 160 e i 480 km. Anche se diciamo che la gravità è zero, in realtà questa forza non scompare una volta in orbita, ma anzi continua ad attirare la navetta verso la Terra, e se la navetta non viaggiasse a grande velocità, questa attrazione la porterebbe a precipitare sul nostro pianeta. La sua velocità di circa 31.500 km all'ora, impressa dalla spinta dei razzi al decollo, le permette invece di mantenersi in rotta. È stata calcolata perfettamente perché la navicella non cada sulla Terra, attirata dalla forza di gravità, e allo stesso tempo non si allontani, vincendo la forza di gravità e perdendosi nell'immensità dell'universo. La cosa più bella che si può fare sullo shuttle è guardare la Terra. È proprio un pianeta azzurro. Si vedono le nuvole, si riconoscono i continenti. È come avere davanti una carta geografica. Tutti i pochi minuti di tempo libero nei miei voli spaziali li ho passati cercando di guardare la Terra. Ogni ora e mezzo circa facciamo un giro completo e in un giorno vediamo 16 albe e 16 tramonti, e sono tutti uno diverso dall'altro. Ad oggi la gravità zero rende tutti gli eventi, anche i più semplici, straordinari ed interessanti, ed obbliga gli astronauti ad abituarsi rapidamente a controllare i movimenti. Tutto deve essere fatto dolcemente e lentamente. Sulla navetta tutto deve essere assicurato, riposto in cassetti, appiccicato con strisce di velcro, perché tutto tende a flottare. Non è solo la mancanza di gravità, sono anche le piccole correnti d'aria. Infatti all'interno della navetta c'è aria per respirare, in modo che gli astronauti non debbano portarsi le bombole di ossigeno che avevano i loro predecessori. La navetta è un microambiente autonomo. C'è acqua, c'è elettricità, c'è aria per respirare. L'alto e il basso non esistono più per il nostro sistema di equilibrio. Il cervello perde i suoi abituali sistemi di riferimento e sarà soprattutto la vista a guidare gli astronauti. Generalmente preferiamo stare con i piedi in corrispondenza del pavimento. Anche se non c'è differenza, è meglio lavorare sopra un cassetto che sotto. E poi le scritte sono tutte nella stessa direzione. Tutti gli organismi si sono evoluti in presenza della gravità sulla Terra. La struttura scheletrica, la muscolatura, forniscono il necessario sostegno al peso del corpo. Le dimensioni del cuore e la complicazione del sistema circolatorio riflettono la necessità di spingere il sangue in circolo contro la forza di gravità alle braccia e alla testa. In orbita è tutto diverso. Un uomo che sulla Terra pesa 70 kg, improvvisamente pesa 0. Se è alto 1,80 m, nella navetta sarà più alto di 2 o 3 cm, perché le vertebre non sono più compresse dal peso corporeo. I fluidi si ridistribuiscono e le facce sono diverse, più paffute. La muscolatura delle gambe, ora praticamente inutili, si atrofizza rapidamente. L'appetito diminuisce molto e il ritmo del cuore rallenta. I primi astronauti sbarcavano dalle loro capsule dopo missioni lunghe, molto debilitati per la perdita di tono muscolare, di calcio nelle ossa, per la disidratazione e la perdita di globuli rossi. A questi inconvenienti si pone rimedio con esercizio fisico regolare, generalmente adoperando un ergometro. Lo Space Shuttle è formato da due ambienti, la cabina dei piloti e un'altra area dove si mangia, si dorme e si lavora. In tutto sono 22 metri cubi abitabili. Mangiare in orbita è un po' strano, anche se non sempre facevamo così. I primi astronauti mangiavano solo pappine poste in tubi simili a quelli del dentifricio, ma ben presto ci si è resi conto che niente esplode, il pane non dà 1000 briciole. E siccome il cibo, come tutto, non ha peso, una volta aperte le lattine tende a rimanere dentro. Crackers e tavolette di cioccolato non danno problemi. Oggi nelle missioni vengono caricate centinaia di tipi diversi di cibo e 20 diverse bevande, dagli asparagi al succo di frutta, dai panini col pollo alla Coca-Cola. Tutto il cibo è però disidratato per risparmiare peso. La cucina è un piccolo comparto a metà della navicella con acqua calda e fredda, e per preparare da mangiare bisogna semplicemente aggiungere acqua al cibo nei contenitori e scaldarlo in una specie di valigetta forno. Le bevande però galleggiano come delle palle in giro per la cabina, come questa aranciata. La giornata dell'astronauta è una giornata veramente dura, 12 ore di lavoro, e se a questo si aggiunge il tempo per lavarsi, il tempo per mangiare, per riordinare la cabina e per fare ginnastica, non rimane molto tempo libero. Nelle 12 ore di lavoro gli astronauti si dedicano alle più svariate attività. Controllano i sistemi di bordo. Ogni tanto i piloti comandano i piccoli getti d'aria che servono a manovrare lo Space Shuttle e gli specialisti di missione hanno ciascuno molti compiti da svolgere. Realizzare esperimenti preparati sulla Terra, fare piccole riparazioni, far funzionare i sistemi di bordo. Poi ci sono i lavori all'esterno. Nella grande stiva della navetta vengono portati in orbita i satelliti, ma poi questi vanno collocati nella loro posizione definitiva. Eccone uno che sta lasciando la navetta. Un motorino lo ha spinto fuori dalla stiva con un movimento di rotazione. Questo invece è il braccio robotizzato costruito dai canadesi. Serve per recuperare satelliti o per appoggiarli nel vuoto nell'orbita appropriata. Questo che vedete è il primo recupero di un satellite eseguito dal dottor Allen nel 1982. È lui stesso a commentare queste scene. Nello spazio tutto si muove lentamente, dolcemente. Dobbiamo fare tutte le operazioni con molta attenzione. Eccomi lì che ritorno in volo allo shuttle. Vedete che mi sto muovendo molto lentamente, nonostante la nostra velocità sia di 7 km al secondo, come quella della navetta. La mia macchina per volare è controllata da piccoli getti d'aria compressa, molto deboli. La mia tuta è molto spessa, deve resistere a temperature di 120 gradi sopra lo zero di giorno e 80 gradi sotto zero di notte. All'interno circola un liquido riscaldato alla temperatura opportuna. Adesso è giorno. Guardate la navetta spaziale riflessa nella mia visiera. Tutto è molto lento. C'è molta pace mentre giriamo intorno alla Terra. Tutto è anche molto luminoso, accecante. Il sole non è filtrato dall'atmosfera. Dobbiamo portare delle visiere molto scure. Anche le ombre sono nette e il buio è molto più nero che sulla Terra. Ecco il satellite. Vedete come lo maneggio. Sulla Terra pesa 90 kg, qui non pesa niente e posso controllarlo facendo dei piccoli movimenti. I miei piedi sono fissati ad una piccola piattaforma sul braccio robotizzato. Quando lavoriamo all'esterno della navetta, uno di noi è sempre legato da una corda di sicurezza. In orbita tutto è silenzio, non c'è suono. I suoni si trasmettono quando c'è l'aria. Sono delle piccole onde che si spostano in avanti, spingendosi in un'altra finché arrivano al timpano. Nello spazio c'è il vuoto e il suono non può viaggiare. Non si sente niente. Neanche il vento della grande velocità. Gli unici suoni sono le voci dei compagni di viaggio o degli uomini nelle sale di controllo a terra, ma queste arrivano attraverso le onde radio che abbiamo nei caschi. Le onde radio sono onde diverse che possono trasportare i suoni anche senza aria e poi la radio le traduce in onde sonore per il nostro timpano e il cervello le interpreta come suoni. Le passeggiate spaziali fanno ormai parte dei programmi di tutti i voli dello Space Shuttle e noi usciamo con questa nuova macchina. Quando ho recuperato quel satellite, ho fatto un intero giro della Terra prima di finire il lavoro. Chiesto se avessi paura di afferrare il satellite. Posso solo dire che avrei raggiunto e acchiappato qualsiasi cosa mi fosse passata accanto, soltanto per avere un po' di sicurezza. Ricordate quel succo d'arancia che abbiamo visto prima volare nella cabina? Potremmo pensare ad una sfera di metallo fuso che galleggia liberamente e a una cannuccia che la gonfi fino a farla diventare un'enorme bolla che, raffreddata, potrebbe essere utilizzata sulla Terra. Gli esempi di possibile utilizzo dello spazio come ambiente particolare per ottenere nuovi materiali inottenibili sulla Terra non sono ancora molti. Siamo appena agli inizi degli esperimenti, ma già si progettano piccole fabbriche spaziali che potrebbero essere mandate in orbita alla fine del nostro secolo. Fabbriche automatiche visitate regolarmente da membri dell'equipaggio dello Shuttle. Il prossimo grande progetto americano è quello di costruire una stazione spaziale permanente per la quale lo Shuttle funzionerebbe da ascensore, portando e riportando materiali e uomini da una piccola città in orbita intorno alla Terra. Ma è giunto il momento di rientrare. La stiva dello Shuttle viene chiusa, tutto viene riordinato, messo al suo posto. Gli astronauti tirano fuori i sedili e si legano ad essi. Per rientrare, la navetta deve frenare la sua velocità, quella che le permetteva di restare in orbita, e poi cominciare l'impressionante caduta. Il calore è tremendo. Dai finestrini si vede solo un bagliore rosso, come se il cielo avesse preso fuoco. Poi lo shuttle si avvicina al suolo. Entrano in azione i piloti che comandano il grande aereo spaziale come un aliante sull'enorme pista nel deserto di sale della Florida. A terra. L'equipaggio scende. Sembrano i professionisti dello spazio sono di nuovo tra noi.